Trento, l'unico mai conquistato a livello italiano alle Olimpiadi da una individualista, però ecco, parlo di consolazione perché era prima in qualifica e quindi comunque l'ambizione per l'oro, poi per una come Vanessa che non ti lascia un millimetro. No, no, assolutamente. Beh, io direi che comunque non ha esattamente, come hai detto tu, nulla da invidiare, anzi... Se può essere possibile, Jade Carey che potrebbe invidiare un po' le movenze e la personalità a livello coreografico alla McLean. Sì, perché appunto come dicevamo ieri, la campionessa americana, campionessa olimpica americana è stata eccezionale sulle difficoltà, aveva 4 diagonali, se non sbaglio, contro le 3 di Vanessa, ma sicuramente Vanessa ha colpito per l'interno.